Duro colpo inferto questa mattina all'alba al clan mafioso Scalisi operante nel territorio di Adrano e alleato storico dei Laudani di Catania. Sono 36 gli arresti eseguiti dalla polizia su delega della procura distrettuale antimafia di Catania che ha dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare in carcere nell'ambito dell'operazione Illegal Duty che ne ha decapitato i vertici. Gli arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo di una lunga sfilza di reati: associazione per delinquere di stampo mafioso con l'aggravante di essere associazione armata, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio di droga, tentato omicidio, estorsione, rapina, furto, ricettazione, reati in materia di armi, danneggiamento seguito da incendio con l'aggravante di aver commesso il fatto in nome e per conto dell'associazione mafiosa e al fine di agevolarne le attività illecite. Le indagini fanno riferimento al periodo compreso tra novembre del 2014 e giugno del 2016 e grazie anche alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia hanno permesso di delineare le dinamiche interne al clan capeggiato da Pippo Scarvaglieri e organizzato sul territorio da Giuseppe Mannino, Carmelo Scafidi, Pietro Severino, Pietro Maccarrone, Alfredo Mannino e Vincenzo Biondi. Le indagini hanno consentito di verificare come la famiglia sottoponesse sistematicamente ad estorsione la maggior parte delle attività commerciali nel territorio di Adrano e in particolare il mercato ortofrutticolo. I dettagli dell'operazione sono stati illustrati questa mattina nel corso di una conferenza stampa. La forza di questo clan, che si esprime nella possibilità di controllare tutte le attività economiche di Adrano e che quindi fa ricorso alle armi soltanto in seconda battuta di fronte a persone un po' più restie a soggiacere alla forza di intimidazione, sta nel fatto che appunto può contare su un numero di persone veramente elevato e sul fatto che anche le persone detenute continuano dal carcere, perché i due anni di indagine attestano che continua a guidare il gruppo un soggetto già detenuto, quale Scarvaglieri Giuseppe, che dal carcere riesce a comunicare fuori dando i propri ordini, nominando i propri proconsoli e imponendo quindi un'attività illecita che va dalle estorsioni alle rapine, al traffico di droga a tutto il paese di Adrano. La merce che entrava nel paese di Adrano, non soltanto quella destinata al mercato ortofrutticolo, ma per alcuni prodotti anche come le carni e le uova, anche per merce che entrava nel paese, venivano i fornitori intercettati all'ingresso del paese e per poter proseguire e quindi consegnare la merce erano costretti a pagare un dazio. Non riusciamo a quantificare la somma perché ovviamente non abbiamo avuto nessuna denuncia da parte delle vittime e questo lo registro come un dato che continua a essere negativo, anche se qualche timida speranza mi viene dal fatto che qualcuno ha avuto la forza di ribellarsi e le organizzazioni per evitare in alcuni casi di andare incontro ad una più immediata repressione hanno deciso di desistere. Questo è un aspetto che mi fa pensare che comunque siano consapevoli queste organizzazioni che lo Stato è su di loro e può intervenire sol che loro diano adito a delle manifestazioni un po' più eclatanti. Con questa operazione abbiamo decapitato tutte le figure di spicco dell'organizzazione, indubbiamente questo lo possiamo dire e lo diciamo con grande soddisfazione, dando atto del grande lavoro che insieme alla direzione distrettuale antimafia di Catania è stato svolto dalle forze dell'ordine. Ma se riteniamo che questo comporti il venir meno della pressione mafiosa sul paese di Adrano, commetteremo un grosso errore. Questi risultati positivi ci devono soltanto dire che bisogna andare avanti, insistere sulla stessa strada.